Allora, con questa video lezione vogliamo spiegare come si risolvono i problemi col metodo grafico. Questo è uno di quelli. I dati sono due segmenti AB e CD, dove CD è il doppio di AB. Allora, noi li abbiamo disegnati AB di 4 quadretti e CD 2 volte i 4 quadretti, quindi 8 quadretti. Sappiamo anche che la somma di questi due segmenti è 24. Il problema chiede il valore del segmento AB e il valore del segmento CD. La soluzione del problema col metodo grafico ci permette di guardare quante parti compongono questi due segmenti. Allora, io posso scrivere, osservando i due segmenti, che le parti in gioco sono una per AB e due per CD. Quindi le parti totali sono tre. Allora, questo qui corrisponde a AB e questo qui corrisponde a CD. Tre sono le parti in gioco del segmento somma, che si chiamerebbe, come lo vediamo sopra, AD. Quindi tre parti che corrispondono a 24 centimetri. Allora adesso vado a calcolarmi il valore di una parte. Il valore di una parte è 24 diviso 3, quindi è 8 centimetri. 8 centimetri è una parte. In questo caso corrisponde a 4 centimetri. Comunque adesso io posso dichiarare che AB 4 quadretti, come è stato disegnato qua, e posso dichiarare che AB corrisponde a una parte per 8 centimetri, quindi 8 centimetri. CD invece è composto di due parti per 8, quindi 16 centimetri. Ho risolto il problema. Posso anche a questo punto completare dicendo che AD corrisponde a 8 più 16, cioè 24 centimetri. È una riscrittura del dato di partenza. Ricapitoliamo come abbiamo affrontato questo esercizio. Dati del problema: il segmento a somma di due segmenti AB più CD è 24 centimetri. Il segmento CD, uno dei due segmenti, è doppio dell'altro, quindi il segmento CD è il doppio di AB. Vado ad osservare le parti: una parte AB, due parti CD. Calcolo la somma delle parti, 1 più 2, 3. Il segmento somma è composto di tre parti. Calcolo il valore di una parte, 24, valore totale, diviso 3, uguale 8 centimetri, che corrisponde a una parte. A questo punto, conoscendo il numero delle parti che compongono i segmenti, calcolo il valore di ogni segmento. E così si finisce il problema. Adesso, con calma, riprovate a fare l'esercizio, fermando il video e andate avanti mettendo voi le parti del problema e poi ascoltando la spiegazione del video e verificate se corrisponde. Buona esercitazione.